con l'onorevole Simona Bonafè per commentare, diciamo, la votazione che ha finalmente visto l'approvazione di un nuovo regolamento rispetto alla gestione delle batterie. Allora, se intanto ci sono dei dati dai quali, che possiamo commentare, dai quali partivamo prima dell'approvazione di questo regolamento, relativi chiaramente alla produzione e al consumo di batterie in Europa. Noi a oggi sappiamo che consumiamo meno di 1 milione di tonnellate di batterie. Là invece il consumo previsto per i prossimi anni, in particolar modo da qui al 2035, è di consumarne più di 4 milioni, 4 milioni e mezzo. Peraltro sappiamo bene che oggi una parte, diciamo, residuale, un terzo di queste batterie sono le batterie che utilizziamo per i veicoli elettrici. Ma questo numero crescerà al punto tale da diventare circa l'80% del consumo di batterie nei prossimi anni, perché stiamo puntando molto sulla mobilità elettrica. L'Unione Europea produce solo il 3% oggi, delle batterie, del fabbisogno di batterie in tutto il mondo, quindi rispetto al consumo è un dato molto limitato. La produzione sostenibile di queste batterie, che ricordiamo, rappresentano uno strumento tecnologico fondamentale per la transizione ecologica e immagino anche agli accumulatori che saranno preziosissimi per lo stoccaggio, la possibilità di stoccare energie da fonti rinnovabili, che rappresentano davvero una soluzione fondamentale. Quindi produrle in maniera sostenibile attraverso il recupero delle materie prime dal riciclo dei rifiuti diventa veramente una svolta. Può favorire questo regolamento dunque la nascita di un mercato europeo? Sì, le batterie saranno sempre più fondamentali per agganciare la transizione ecologica e quindi per puntare sulle fonti di energia rinnovabile, e anche la mobilità elettrica e sostenibile ha bisogno di batterie. E questo è il primo pezzo di legislazione europea che prevede di normare un prodotto dall'inizio, cioè da quando viene concepito, al fine del proprio ciclo di vita, quindi a quando diventa un rifiuto. E sui criteri di sostenibilità, noi abbiamo appunto inserito tutta una serie di criteri, cioè l'aumento della durabilità delle batterie, dalla possibilità di levare le batterie e ricaricarle, dal carbon footprint delle batterie, dal contenuto minimo riciclato, dagli standard di performance. Quindi quello che ci aspettiamo è che possano diventare un benchmark anche per le batterie importate e quindi anche per la produzione di batterie fuori Europa. Cosa prevede questo regolamento in termini di raccolta e recupero poi dei materiali? Noi intanto abbiamo già dei target generali di riciclo che sono stati quasi praticamente temperati in quasi tutti gli stati membri. Il problema è che noi però poi non riutilizziamo i materiali che vengono poi recuperati dal riciclo. Intanto abbiamo dei target generali di riciclo, per esempio noi oggi abbiamo il 65% di riciclo delle batterie al piombo, abbiamo il 75% di obbligo di riciclo delle batterie al cadmio e abbiamo un 50% di altre batterie, dentro le quali ci sono anche le batterie al litio. Per i veicoli elettrici serviranno sempre più batterie al litio, quindi con questo regolamento intanto noi abbiamo inserito una categoria ad hoc che è esattamente la categoria del litio. Quindi noi abbiamo alzato i livelli generali, quindi rispetto ai dati che dicevo prima, noi li abbiamo aumentati di circa 5 punti percentuali. Abbiamo inserito questa categoria ad hoc e soprattutto abbiamo fissato una percentuale di recupero dei materiali che vengono recuperati dal riciclo, in particolar modo per il cobalto, per il rame, appunto per il litio stesso, in maniera tale da facilitare anche poi il riutilizzo di queste materie prime. Su queste materie prime abbiamo anche inserito la due diligence nella catena di approvvigionamento, cioè noi vogliamo che siano rispettati non solo i criteri ambientali, ma anche i criteri di sostenibilità sociale, quindi lo sfruttamento del lavoro minorile. Abbiamo inserito, insomma, anche questo criterio qui in tutta la fase di approvvigionamento della materia prima. Sostenibile dall'inizio alla fine. Allora, noi ci auguriamo di ritrovarci qui tra qualche tempo a commentare l'impatto che l'approvazione di questo regolamento avrà avuto sul mercato delle batterie, che ricordiamo rimangono uno strumento preziosissimo per la transizione ecologica. Grazie all'eurodeputata Simona Bonafè per l'impegno sul fronte dell'ambiente in generale. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.